facciamo introdurre il film e vi annunciamo che poi sarà anche disponibile per fare una chiacchierata insieme. Rita Andretti, la regista del film di The Observer. Facciamo un applauso. Sono certa che ci saranno tantissime domande, perché sicuramente è un vaso di Pandora che si scopre e suscita quesiti, perché va nel vivo di quella che è la realtà, ma la realtà comune, come dire, della gente, non quella che arriva ai grandi media. No? Non parliamo di Ai Weiwei, parliamo di gente che battaglia quotidianamente a modo proprio per cercare di difendere la propria libertà di espressione. Questo è il tema centrale del film, e lo fa come lo potete vedere poi piano piano durante l'evoluzione della storia. Quindi io sarò felicissima di rispondere alle vostre domande. Mi piace moltissimo parlare di questo film, perché per me è stata anche una missione parlare di questo personaggio e portare il suo esempio in giro. E niente, buona visione. Tra l'altro hai il privilegio di assistere alla prima proiezione romana. Sì, sì, assolutamente. Allora, buona visione. Grazie. Uno dei motivi per cui il tuo film ci ha colpito, ci ha appassionato fin da subito è proprio questo inizio così ruento e questo puntare i riflettori su un festival del cinema come il nostro, indipendente come il nostro, in una situazione sicuramente molto diversa dalla nostra, ma che comunque quindi ci ha fatto subito sentire una vicinanza istintiva quasi alla materia del tuo film. Raccontaci come ti sei avvicinato a questi personaggi, se già li conoscevi oppure ti ci sei imbattuta per caso. E poi magari andremo a vedere quello che secondo me è anche un aspetto molto interessante, cioè il passaggio da una storia ad un'altra storia, perché la seconda parte mi sembra molto più incentrata su questo personaggio ormai storico di Lin, no? E quindi mi interessava anche capire perché la scelta di mettere a confronto un personaggio controverso, dissidente di oggi con uno del passato. Beh, magari rispondo anche a una domanda che spesso mi viene fatta, cioè come hai incontrato Ujie, come è nata la collaborazione. Dunque, io sono capitata in Cina per motivi familiari, mio marito è stato spostato là a lavorare, quindi ho seguito. Mi sono adeguata quando sono arrivata là, ho cercato di reinventarmi, e in questo reinventarsi mi ha portato casualmente ad accompagnare un gruppo di stagisti a casa di questo artista, e l'insegnante che accompagnava questi ragazzi americani mi ha detto ma come non sai niente, non sai chi è Ujie, vatti a vedere qualcosa in internet. E questo alla volta di lunedì, il mercoledì sera ero a casa sua. E nell'ascoltare lui che parlava, io continuavo a dire, ma lui, qualcuno deve girare un documentario su di te. Perciò gli ho chiesto il contatto, e il sabato mattina della stessa settimana, cioè quindi a distanza di 3 giorni, sono ritornata a casa sua con una mia carissima amica che ha seguito il progetto per tutti questi 6 anni in cui si è sviluppato, e fatto non solo da traduttrice, perché il suo cinese è molto meglio del mio, ma anche un po' da mediazione culturale, perché è un'antropologa, e mi ha accompagnato, e praticamente ho coinvolto anche lei in questa missione che è partita come un progetto documentario, ma nel tempo è andata sviluppandosi e ha assunto forme molto diverse, semplicemente per il fatto che il progetto è partito nel 2013. Ciao, io sono un documentarista italiano, sono una filmmaker italiana, tu sei un idolo, posso girare un documentario su di te. Ma le riprese sono state fatte anni dopo, quando al governo cinese, alcuni anni dopo che al governo cinese era già salito Xi Jinping, che ha cambiato completamente l'aspetto della Cina come era prima della Cina che vedete oggi. Ed è, mettiamolo tra molte virgolette, grazie a lui, se in realtà questo progetto poi è diventato molto più interessante. Perché quando è arrivato Xi Jinping i festival hanno iniziato a chiudere, le esibizioni sono state fermate, è stata elaborata una nuova legge del cinema che non fa altro in realtà che scrivere nero su bianco quelle che hanno già le regole non dette dell'autocensura cinese, soprattutto rivolte ai dipendenti.
però questa ufficialità ha reso, come dire, l'atmosfera molto più pesante e decisamente meno libera per chi si muoveva nelle zone d'ombra e che quindi riusciva a fare film esattamente come Ogier, faceva film borderline su qualcosa che non dovresti dire, però vabbè, se fai un film piccolino te lo facciamo dire, oppure dai basta, non ne parlare più, ok, mi fermo, poi fra due mesi riparto. Più o meno è quello che lui ha fatto in tutti questi anni. Poi c'era prima, appunto, prima di questa, diciamo, fase invece acuta di censura, c'era anche l'idea che tutto ciò di cui non si doveva assolutamente parlare in patria, però poteva andare forse a qualche, esatto, festival all'estero per cinefili, per intellettuali. È stata la fortuna poi di quelli che noi adesso consideriamo i maggiori registi del cinema cinese, da Zhang Yimou a Lo Ye, a Zhang Zhangke, quindi nomi che adesso vengono universalmente riconosciuti come grandi registi, vabbè, per esempio di fiction, perché sono più sulla bocca di tutti, però questi fondamentalmente rifiutati in patria sono rientrati dalla finestra perché sono riportato in Cina riconoscimenti come Berlino, Venezia, Cannes, e quindi a quel punto lì il governo non poteva più chiudere gli occhi di fronte a questa evidenza dei fatti. Ora non è più così, se tu non ottieni il visto di censura in patria, se ti azzardi a spedire il tuo film all'estero, oltre a una multa sonora, hai il bando dal lavoro cinematografico per 5 anni, quindi significa che se tu non hai le spalle veramente coperte di contatti e di soldi, tu questo lavoro non lo puoi fare, non puoi rischiare di trattare degli argomenti che non vadano bene al governo e che quindi non ottengano il visto, il famoso dragone rosso, il visto di censura. Perciò le cose sono cambiate molto e nella sfortuna del momento, la fortuna è stata che io ero lì ad assistere a tutto questo e in una situazione anche un po' assurda, nel senso che Nanchino è sede di uno dei più famosi di uno dei più famosi festival di cinema indipendente della Cina, che si chiama China Independent Film Festival, CIFF. E il 2014 è stato anche l'ultimo anno per quel festival lì, che nel tempo era stato fatto, gli era stato dato fastidio diverse volte. Una volta è stato fatto tipo in contumacia, quindi sono stati pubblicati i premi però senza che in realtà le proiezioni avessero mai avuto luogo. L'anno dopo si era fatto un po' sottotono, quello dopo un giorno anziché sette, così via, fin quando poi dopo l'hanno fatto veramente morire. E io ho seguito molto da vicino questa trafila perché io risiedo a Nanchino, quindi ho vissuto, diciamo, lo spegnersi dei festival indipendenti, così come ho vissuto sulle spalle di Ogier quello che era invece una roba proiettata più a livello nazionale, quindi le botte che si sono prese, le minacce, e non sono mai arrivata realmente a vivere sulla mia pelle, perché Ogier tutto questo è sempre fatto da filtro, cioè è sempre stato disposto a raccontarmi e condividere con me l'esperienza, ma mai ad espormi in prima persona. Ed è questo un po' anche la magia di questo film, nel senso che, come vedete, c'è tanto materiale d'archivio e c'è anche materiale d'archivio che non è di Ogier, ma è di altri autori cinesi che ad esempio erano presenti durante lo sgombero del Festival di Pechino e che hanno semplicemente voluto condividere con me questo materiale senza chiedermi niente, ma per il solo fatto che sapevano che la diffusione è l'unica cosa che li terrà a galla. Perciò c'è questa grandissima, come dire, voglia di aiutarsi sapendo che si nuota tutti in acque non semplici. E attualmente la situazione è ancora più complicata perché ovviamente questo regime è andato avanti e quindi è ancora più difficile trovare documentaristi indipendenti o gente che parli veramente di temi che non si possono raccontare. Se esistono, molto spesso sono ad esempio cinesi che risiedono in America, che vengono a fare le riprese e poi tornano, e ad esempio c'è stato... scusate, mi sfugge il titolo. Sì, Hooligan Sparrow, ecco come si chiama, che è la storia di questa attivista, esatto, e la regista è una cinese di seconda generazione che vive in America, ma che adesso non credo che potrà mai più ritornare in Cina, insomma, fanno delle scelte particolari.
Quindi la mia fortuna è stata in questo contesto di essere stata mantenuta, come dire, in una safe zone, quindi non essere stata esposta in prima persona, ma allo stesso tempo aver vissuto tutto quanto dall'interno. E io spero, cioè spero con tutta me stessa, di essere riuscita a dare un punto di vista che non fosse quello etnico, no? Capito? Della straniera che va a riprendere i cinesi, perché non era mia intenzione. Quello che io volevo era veramente raccontare la storia di un essere umano che porta avanti una battaglia, che è una battaglia che è, come dire, esportabile in ogni paese dove ci sono questo tipo di privazioni. E quindi, niente, la storia, come dire, per come è nato il progetto, è nato in questo modo e si è sviluppato nell'arco di 6 anni. Poi in realtà le riprese in sé sono state 2 settimane di lavoro, 20 giorni di lavoro, avevo già chiaro chi volevo intervistare, in che modo, cosa avrei chiesto, e ho fatto anche un altro lavoro di reperimento di archivio, non solo ovviamente sull'archivio di UG stesso, ma anche di altro materiale. Tipo, dopo che avevo fatto le riprese, questo, a un certo punto se ne esce dicendo: ah, ma io ho ripreso quella telefonata che ho ricevuto dal governo, sì, che risposta ce l'ho da qualche parte in un hard disk. Tu guardi, ma questa cosa è sensazionale, cioè. Sì, oppure durante le riprese, questo, che a un certo punto chiacchieriamo, la tua vita da militare. Io ovviamente ho fatto lunghissime chiacchierate prima con lui, quindi io sapevo esattamente cosa volevo farmi dire in intervista. A un certo punto lui se ne esce e dice: ma io ho una pila così di diari. Tu hai cosa? Io ho una pila così di diari che tenevo quando ero soldato. Ce li fai vedere? Certo. Prende, apre, cioè la mia reazione nel video era molto onesta, nel senso che io questo qua, io scottevo la testa, cioè, ma guarda sto bambanone che sono 4 anni che lavoriamo su questa cosa, non mi ha mai detto niente di tutto ciò, se ne esce adesso, ma meno male che lo stai riprendendo. Cioè io ero, e questo era lui, il personaggio era fatto così, quindi bisognava essere anche molto pronti a, come dire, modificare. Quindi lui, nonostante poi fosse anche lui filmmaker, in realtà lui non interferiva in alcun modo, anzi, diciamo, a volte commetteva e tendeva... Cioè nel senso che, per fortuna che ci ho lavorato tanto tempo, perché io poi sapevo come volevo farmi dire le cose e come le volevo io. Però è comunque una persona che, come dire, è stato chiaro sin da subito che questo documentario sarebbe dovuto essere sulla falsa riga dei suoi, dove ci sono moltissime talking face, cioè i suoi documentari sono persone che raccontano queste testimonianze vomitando parole senza sosta, perché hanno tantissimo da dire, e su questa cosa non ci sarebbe potuti, cioè io non potevo fare un documentario di silenzi seguendolo lavorare, basta, avrei dovuto metterci dentro le sue parole perché lui voleva parlare. E quindi l'accordo silente tra i due era che comunque avrei dovuto seguire in parte quella che è la falsa riga del suo stile, diciamo. Una collaborazione artistica. Sì, cioè, voglio dire, per me deve essere anche un invito a proseguire la visione del suo lavoro, certo. Che è poi lì dove sta, capito, il vero segreto, la vera conoscenza rispetto alla Cina. Il mio è solo una presentazione. Sentiamo che ne pensa il pubblico, che impressione avete avuto del film. La mia domanda è: quale sarà l'impatto, o quali speri che potrebbe essere l'impatto del tuo film facendolo o lasciandolo proiettare stasera qua in questo contesto anche storico per Cina? Beh, allora il film non mira a essere... non mira a fronteggiare il governo, non è mai stata mia intenzione fare un film politico. E UG stesso, la prima volta che ha visto il montaggio finale, ha detto: ah, ho tirato un sospiro di sollievo, è un film molto delicato, va bene, cioè, non c'è problema, no? Perché lui è il primo che comunque fa prodotti molto più, che osano di più, che si spingono oltre, come dire, il confine dell'ammissibile. Quindi se lui è il primo che ha detto ok, il tuo è fattibile, sono certa che al governo gli interessi poco di quello che io sono andata a dire con questo film, nel senso che sta tutto, rientra tutto nell'ammissibile. Non era mia intenzione appunto affrontare direttamente o provocare assolutamente.
quello che emerge di come si parla riguardo il governo è sempre detto da loro, dalla loro bocca, dalla loro voce, e lo dicono sempre con le stesse maniere con cui lo stesso governo li controlla. Si chiama soft power, li devi capire con questa finta, con questo finto non sapere, rimbalzarsi le colpe uno con l'altro piuttosto che scaricare la responsabilità. Quindi io penso che più gli effetti potrebbero essere più dei benefici per quanto riguarda la conoscenza del suo caso, ma non il suo caso suo, ma il caso di tanti altri come lui che fanno questo tipo. È chiaro che lui ne ha fatte molti più di altri, no? E quello che in realtà è la mia grande paura è che adesso che è arrivato questo mostro invisibile che si chiama coronavirus, poi si dimentichi che in realtà che cos'è la Cina, cioè che è un paese dittatoriale che sta cercando di guidare il mondo, che probabilmente lo farà perché economicamente è un leader, ma porta avanti che cosa? Porta avanti, cioè si pone a modello con tutta una serie di non voglio dire che in questo senso l'America sia giusta o la Russia non sia, cioè nel senso chiaro che ogni paese ha le sue, però c'è questa di nuovo soft power che controlla la mente delle persone, controlla la libertà, non è una democrazia e forse non lo potrà mai essere, insomma. Quindi l'importante dal mio punto di vista, diciamo, anche il problema, insomma, dei diritti umani riguarda anche molte pseudodemocrazie. Sì, esatto, molte, esatto, infatti, diciamo, non sto dicendo di là, diciamo, dei sistemi anche di governo, non sto infatti dicendo che un po' cioè una nazione sia tutta buona o tutta cattiva, sì, assolutamente, sì, però è una cosa molto importante secondo me è la conoscenza, cioè nel senso rendersi conto di che cosa vuol dire Cina in tutti i suoi aspetti, che non è solo Ai Weiwei, non è solo quel modo di fare lì, ma che sono appunto tante piccole battaglie quotidiane, perché come dire, c'è una costante di autocensura che ha creato quello che è l'offerta cinematografica che arriva a noi in realtà. Sai la cosa che almeno a me personalmente spaventa, no? Perché al di là di poi di tutto questo, percorso mio personale, insomma, io vorrei solo che ha più libertà, però anche più socialismo, no? Non verso una democrazia liberale, ma verso magari altri tipi di situazioni. Ma quello che mi spaventa rispetto a qualsiasi tipo di irrigimentazione, diciamo, rispetto alla libertà, è che succede in Cina. Ma vediamo succede in democrazie, perché la Turchia fino a prova contraria è una democrazia, la Russia fino a prova contraria è una democrazia, l'India fino a prova contraria è una democrazia, è il fatto che basta un passaggio di pochi anni, quindi basta che cambiano dei punti di riferimento politici, in questo caso incarnati dal leader di turno, e cambia completamente la situazione. Quindi una situazione di, in qualche modo, non dico ritrovata libertà, ma di diciamo una situazione sicuramente più aperta che c'era stata negli ultimi 15 anni, e poi basta pochissimo perché finisca tutto così, no? E si passi ad un diverso proprio modo di vivere anche la quotidianità da parte di queste persone, gli artisti. Sì, sì, assolutamente. Io, cioè, se dovessi pensare di realizzare adesso quello che ho fatto nei passati 6 anni, insomma, nella durata del progetto, probabilmente non potrei farlo con le stesse dinamiche, nel senso, prima di tutto perché le occasioni stesse, cioè il festival di cinema, le esibizioni d'arte, le esposizioni, i raduni, non esistono più, cioè non esistono più con questi temi, insomma. Chiaro che si continua a fare, che ci sono ancora le gallerie d'arte che fanno le mostre, ma fanno delle cose che non certo abbracciano la grande carestia cinese. Ci sono dei festival di cinema, certo, ci sono, ma sono tutti governativi, e quindi anche le selezioni dei film sono tutti film che devono essere ben accetti per poter arrivare lì. E addirittura, giusto per dirvi comunque quanto arriva lontano lo spettro della Cina in questo momento, che il suo potere sta aumentando a livello mondiale, io ho affrontato direttamente il Festival di Taiwan cercando di far accettare il film, perché ovviamente Taiwan è uno dei bacini più sensibili a una storia così, anche perché Huji, e questo alla fine io non l'ho messo nel film perché al tempo non mi diedero le immagini del repertorio,
Nel 2014 ha vinto non uno ma ben due premi al TIDF, che è il Taiwan Independent Documentary Film Festival, con il film Spark, che è quello poi che ha interrotto il festival di Pechino. E io ho affrontato di petto Taiwan e sono arrivata agli organizzatori del TIDF tramite Uzie dicendo: guardate, confio su di lui, cioè è pane per i vostri denti, insomma, e sta avendo un po' di risposte di qua e di là. E questi mi hanno risposto con le tipiche risposte che ti darebbe un cinese, tipo risposta che vuol dire tutto e niente, ma che tu sai benissimo che nasconde un non lo possiamo prendere, cioè, e mi hanno detto non si adatta al palinsesto, che no, che fare lui peraltro, non allora lui che viene da una dittatura, come ci tiene a dire, visto che è cubano, chiede: visto che questo artista è un intellettuale importante, come mai, può darsi che non sia così, non ha provocato un cambio nella società grazie all'arte? Perché, allora, come tutte le figure che in un paese come la Cina sopravvivono, lui è da una parte alle spalle coperte, perché viene da una famiglia di militari, e quindi diciamo che non potranno mai metterlo in prigione, o comunque se non l'ha fatto prima quando era giovane sicuramente non lo faranno adesso che c'ha 60 anni, non ha senso, cioè è come dire, andarsela a prendere con uno che tra poco, voglio dire, farà il nonno, glielo auguro, insomma. E, sotto un altro punto di vista, la zona in cui lui si è sempre mosso è il tema storico, quindi lui fa film storici. E sulle questioni della storia, di recente la Cina, il governo cinese è un po' più tollerante perché deve scegliere le sue battaglie. Quindi se il Tibet è un no assoluto, lo Xinjiang è un no assoluto, i diritti civili sono un no assoluto, eccetera, eccetera, abbiamo due o tre argomenti veramente hot. Sulla questione storica stanno iniziando a mollarci, perché secondo me, questa è la lettura che ci siamo fatti, l'idea che ci siamo fatti noi nel tempo, hanno capito che in realtà lui fa un servizio pubblico il suo, cioè lui sta salvando delle memorie che non lo farà, cioè non verranno salvate da nessun altro, perché mentre il governo cerca di insabbiare quello che è stato tutta la rivoluzione culturale, il grande balzo in avanti, la grande carestia, perché sono i grandi errori della storia cinese, lui invece sta lavorando per preservare l'identità, sebbene faccia sempre in modo di preservare l'identità delle vittime. Non c'è mai veramente nei suoi film il ruolo del carnefice, che è poi quello che gli critica il figlio adesso che si è messo a fare il documentarista anche lui. Perciò diciamo che lui sta facendo un lavoro sociale, un lavoro civile, un lavoro, come dire, un servizio pubblico, esatto. E secondo me c'è qualcuno nei piani alti che gli ha detto: male non fa, perché tanto non è mai arrivato a vincere l'Oscar, capito? Quindi lui si muove sempre comunque su un livello di competenza medio, non è uno che sta sotto i riflettori, intanto gli lasciamo fare il suo lavoro che prima o poi ci tornerà utile. Bello, poi insomma, Lin Zhao era stata già politicamente riabilitata da Deng negli anni 70, sì, anche se poi in realtà c'è sempre stato, no, un atteggiamento così un po' ondivago da parte, no? Quindi assolutamente la riabilitazione c'era stata, però poi di fatto era meglio non parlarne comunque, no? Per cui poi riportare alla luce certi fatti è comunque qualcosa che fa male. Chiaro, chiaro, ma infatti secondo me la ragione per cui lui non è mai stato veramente riconosciuto come un grande artista, prima di tutto penso che sia una questione tecnica, perché è una persona che ha questa filmografia molto acerba, quasi alle soglie dell'amatoriale. Lui non è cioè lui si è fatto da sé, i film se li gira, se li monta, se il sottotitolo, si fa tutto da sé, lui è fan fan, punto. Quindi non ci ha mai messo tanta cura in questa cosa, e al giorno d'oggi ti è richiesto, cioè se porti un film all'estero come minimo deve essere almeno la regola dei terzi, ragazzi miei, perché cioè, stare in testa, ecco, insomma, io gli ho anche provato a dare una mano, ma è uno, cioè, poi c'ha
sua, come dire, convenzione, no? E in secondo luogo, appunto, perché come dire, lui si confronta con l'educazione normale della gente, cioè i bambini vanno a scuola e di rivoluzione culturale non parlano, di grande basta in avanti non parlano, di grande carestia non parlano. Quindi lui quello che fa è di salvare queste cose, ma i professori, gli studenti sensibili a questi sono sempre meno, o i professori che vogliono rischiare di parlare di questi temi sono sempre meno. Perciò anche la diffusione, cioè voglio dire, se tu non hai un palcoscenico dove proiettare questi film, questo film rimane nel cassetto e ti saluto, cioè è ok, un grande perla di conoscenza, però nessuno la può condividere, capito? Perciò lui ha un nemico invisibile che è molto più potente di quello che potrebbe essere il governo. Il lavaggio del cervello, cioè l'ignoranza. L'indifferenza, ma è un'indifferenza indotta. L'oblio della memoria, perché poi esatto. Nei giovani a volte esatto. Ci si dimentica. Mi ricordo da sempre questo amico, che anche lui è documentarista, che mi ricordo faceva vedere su un suo laptop in un McDonald's, fra l'altro, mm-hmm. Pechino, dei giovani, 16 anni, delle immagini di quando lui era stato in Cina negli anni 70, perché lui era responsabile per il commercio con l'estero, era portato solo Super 8. E i ragazzi non riconoscevano il proprio paese, dicevano ma questa è la Russia, cioè non avevano proprio idea di cosa fosse quello passato. Quindi sì, è una grande battaglia. Sì, lo so, spero di aver risposto. Io ringrazio anche Giulia. Ringraziamo Giulia, la produttrice esecutiva del film. Grazie mille. Thank you.